centinaia di famiglie non accedono più ad alcuni diritti, non è perché non vogliono cogliere delle opportunità, è perché forse non hanno più la possibilità di farlo. A quel dato drammatico che citava Luigi sulla disoccupazione, soprattutto giovanile, c'è un altro, in Abruzzo, più odioso, credete. Quello sì, che dovrebbe far vergognare, dovrebbe non far dormire chi governa questa regione. Ed è il dato del popolo invisibile. Sono giovani, adesso non più tanto giovanissimi, che non li trovate più nel numero del 34%, 30% disoccupati. Sono il popolo inattivo, quei giovani che non studiano più, che non lavorano più, che non escono quasi più dalla casa, rimangono col pigiama, non perché sono degli sfaticati, perché pensano che in questa regione per loro non ci sia non l'opportunità, ma la possibilità. Questa gente, ne sono sempre di più, abbiamo superato il 20%, e stanno nelle nostre famiglie, non è che stanno su Marte, stanno in giro, sono nostri amici, nostri conoscenti. Sono coloro i quali la società, la politica, le istituzioni non hanno consentito loro di giocarsi la partita, di entrare in campo, non di vincerla, ma almeno di entrare in campo. La politica, le primarie, la democrazia, questa assemblea consente, ci consente di entrare in campo, e ne devono essere certi tutti che noi questa sera diciamo con chiarezza che vogliamo entrare in campo per fare entrare in campo tutti, tanti, gli esclusi, coloro i quali aspettano da noi una vera e credibile risposta. Grazie. Grazie a Camillo per la passione e la competenza del suo intervento. E ora veniamo a Luciano, ma io nel dargli la parola, però osservo che da tante cose che ho sentito stasera, forse non era poi così infelice la battuta che fece Monti qualche giorno fa, per cui è stato tanto bacchettato, quando ha detto: per il presente garantisco, per il futuro non lo so. Molti dei temi che sono stati evocati questa sera richiamano potentemente in campo il partito della spesa, ed è vero che poi bisogna premiare le priorità, ma è anche vero che siamo in una nazione in cui tutto è prioritario, perché tutto riguarda la gente, tutto riguarda quella rendita che si vive in qualche maniera piuttosto che altro. Allora mi domando, ma le primarie non potrebbero essere anche, e chi fonda una scuola di regione penso che lo creda, non potrebbero essere anche una grande occasione di consapevolezza, oltre che di selezione, una grande occasione di consapevolezza sui reali termini di una situazione? Grazie. Ma io mi sento molto facilitato da questa domanda, perché l'ambizione sia della scuola di regione, che poi è un'associazione di persone di buona volontà, e sia l'obiettivo di questo appuntamento sono in coincidenza rispetto al traguardo di favorire la consapevolezza. E la consapevolezza, per esempio, si facilita rendendo accompagnato il bisogno di entrare nel merito. Io, se avessi dovuto dare una mano ad uno dei cinque candidati a queste primarie, avrei detto ad uno dei cinque: fai in modo che la tua campagna per le primarie sia accompagnata da questa promessa, da questo impegno. Io faciliterò l'ingresso nel merito, l'entrata nel merito. Di quali questioni? Di quelle che riguardano il discorso pubblico. Noi abbiamo una difficoltà, un affanno nell'affrontare le questioni del discorso pubblico. Vedete, prima sono venuti i pescatori, rappresentanti autorevoli e impensieriti della marineria di Pescara, e sono venuti perché non hanno luoghi adeguati per fare avvertire il dramma della loro condizione. C'è uno scappa-scappa, un atteggiamento spettacoloso, magari anche di rimedio all'ultimo momento, ma non c'è quello che ci dovrebbe essere se ci fosse un discorso pubblico che è capace di impegnare l'attività delle istituzioni. E su questo poi dirò una cosa per me importante, visto che è presente in sala
rappresentanza istituzionale che io ho in considerazione. Vedo il presidente della Camera di Commercio alla mia destra, ma anche il presidente della Fondazione Pescara Abruzzo, ho visto anche il presidente della Confindustria di Chieti ed altre personalità sia del mondo della politica che del mondo dell'economia. Noi dobbiamo rimettere e restituire nomi e cognomi alle cose che valgono. E perché le primarie sono una grande occasione? Ci ha aiutato Bonini dal punto di vista teorico, dottrinario, ci ha aiutato anche Vincenzo Cerulli Relli e non poteva che essere così, vista la sua straordinaria bravura, che si alimenta della tecnicalità ma si nutre anche di una straordinaria vocazione a fare politica, a fare rappresentanza politica, e poi il contributo degli altri amici. Vedete, le primarie consentono di riempire il vuoto che è andato in onda ormai da una decina d'anni, che è il vuoto di senso della vita tradizionale politica dentro i partiti. Non c'è più un ambiente tradizionale di partito nei territori che abbia il pullulare della vita che per esempio io ho visto 20 anni fa, 25 anni fa, ma non perché c'è una condanna, Toni, non perché c'è una delibera degli optimati di Crizia che ha fatto sì che le sezioni venissero svilite, e perché è cambiata l'idea del tempo. Non c'è più il tempo come idea che noi avevamo 20 anni fa, 25 anni fa. Non è più possibile che nella sezione di Bussi o di Letto Manoppello, forse anche di Mosciano, se me lo fa dire Claudio Ruffini, 50 o 80 persone tre giorni alla settimana si riuniscono lì per cercare di mettere le misure al futuro, perché non c'è più il tempo. E allora davanti a questo che si fa? Primo, non ci si arrende. Non si assiste neutri o battuti davanti a quello che ci propina il suo normale scorrere della macina dei fatti che accadono. Noi dobbiamo avere la forza di prevedere, di segnare un cambiamento, di determinare comunque dei presidi di quello che si chiama l'interesse collettivo, le questioni che valgono e che devono essere affrontate. E come si fa? Qual è stata l'intuizione? E guardate, va detto, sottolineato, c'è stata una intuizione di esatto valore politico che ha rimediato a quel vuoto, a quella debolezza. Non ci sono più le articolazioni tradizionali, inventiamoci qualcosa che fa in modo da chiamare a raccolta la gente davanti agli appuntamenti importanti di valore collettivo. Quali sono i momenti importanti? La selezione della classe dirigente candidabile, uno. Ma nell'idea di Veltroni, di Bettini, di Parisi, perché questi sono stati quelli che hanno inventato questo strumento all'italiana, c'era anche di chiamare a raccolta davanti ai grandi fatti della vita collettiva, e cioè il piano regolatore, il piano traffico di una città, una grande infrastruttura produttiva, una grande infrastruttura energetica. Diamo luogo alla chiamata dei cittadini. E lì va in onda l'incontro tra la classe dirigente e la cittadinanza, in questo rapporto virtuoso che si deve ritrovare. Ritrovando questo rapporto virtuoso si ritrova la politica, il futuro, la speranza, i diritti, la qualità, il funzionamento, si ritrova la democrazia, a condizione che però non siamo passivi, battuti, che non abbiamo quel pensiero che pure io ho visto correre in Abruzzo: tanto non si può fare nulla. Anche a Pescara si dice questo, da alcuni palazzi verticali: tanto o non si può fare nulla o non sono io che lo devo fare perché non è mia competenza. Io non la penso così. Perché è una maschera, perché è una maschera della incapacità a fare, è una maschera quella di dire tanto o non tocca a me o la norma non me lo consente, è una maschera, è una fictio. Ma di che si tratta le primarie? Perché hanno questo carico straordinario, tant'è che noi, sono sicuro, anche a Pescara, in Abruzzo, in Italia, daremo luogo ad una straordinaria performance. Riempie il vuoto. Ma il contrario delle primarie, sapete quale sarebbe in questa fase? Da una parte la demagogia, il populismo,
dall'altra parte sarebbe la violenza. L'una e l'altra sono esattamente l'antidemocrazia, non l'antipolitica, l'antidemocrazia. Perché non può essere che tutto quello che vale nella dimensione collettiva venga affidato al privatissimo dell'individuo. C'è bisogno di ricreare un luogo, un tempo, nel quale ci si occupa delle questioni di tutti. Ecco perché le primarie sono un fatto rivoluzionario. Pensate dal di dentro del pensiero di un partito. Però che cos'è che io voglio dire qui in aggiunta? Al pari delle primarie c'è stato un altro grande risultato nel 93, l'elezione diretta dei sindaci. L'elezione diretta dei sindaci sono stato un grande fatto rivoluzionario sul piano istituzionale, perché hanno creato un apparentamento tra il potere dei comuni e le vicende delle città, delle collettività. Hanno creato il vincolo, e la democrazia si alimenta di vincoli stabiliti e rispettati. Lì nel 93 è un fatto istituzionale, qui dal 2005, ma per me si può dire meglio dal 2007, le primarie come intuizione culturale, organizzativo-politica all'interno dei partiti. Cos'è che da questo ci dobbiamo prendere noi? Che si può innovare. Non è vero che non si può fare nulla, si può innovare, si può creare, si può dare luogo ad un pensiero che poi si trasformi in realtà. Per esempio, a che cosa penso io? Ma vi pare che sia stata all'altezza la riflessione in Abruzzo sulla vicenda delle province? Adesso ve la dico bene. Io ho visto un atteggiamento o da Stale Olio o da soldati di Re Ferdinando, da sopra a sotto, da destra a sinistra, l'uno che copiava l'altro, poi lo scavalcava. E perché succedeva questa ginnastica assurda? Perché non c'era un pensiero. Tant'è che noi abbiamo visto alcuni agitarsi, arrivando addirittura a coltivare l'idea anche lì della denuncia. Della denuncia con la carta bollata nei confronti di qualcuno, e si è riusciti ad elevare anche questo come un fatto, come si dice, di pregio politico. Ma non era più adeguato, non era più giusto che si facesse un pensiero su quello che ci serve come architettura istituzionale dei nostri territori? Non era possibile lanciare una riflessione impegnativa dentro alle aree politiche per cercare di capire l'Abruzzo, per andare verso il suo futuro, di cosa ha bisogno dentro le sue terre e rispetto ai territori che sono esterni, di cosa ha bisogno? Ma possiamo pensare che dopo il 1861, e cioè 151 anni, noi abbiamo ancora bisogno della stessa architettura di allora? Non è il caso di gettare il sasso in avanti. Ecco, le primarie consentono anche questo tipo di osare, alla condizione che ci sia la volontà. E io qui voglio essere scandaloso, scandaloso nel senso evangelico. Ma secondo voi all'economia della provincia di Pescara e di Chieti, la metto così perché se parlo della regione poi si scrive chissà cosa domani, la metto così per sagomare in piccolo la mia preoccupazione, ma all'economia della provincia di Pescara e di Chieti interessa dove si andrà a posizionare il segretario generale dell'ente provincia di Pescara o di Chieti? Ho sentito dire che c'è tutta un'economia delle macchinette di caffè che si mobilita attorno alle province. Se lo sapessero alcuni scrupolosi, dei quali o mi sono occupato o si sono occupati di me in ordine all'esistenza di questa economia dei caffè e delle macchinette, chissà che succede. Io non credo che il segretario generale dell'ente provincia faccia la differenza della sorte futura dell'economia o dello sviluppo della nostra provincia. Quello che interessa alle persone, ai giovani, agli imprenditori, agli studenti, agli intellettuali, alle mamme, alle nonne, ai bambini, e che queste realtà economiche si combinino, i territori si combinino, non i palazzi verticali, non le carte intestate della pubblica amministrazione che hanno cessato di erogare servizi, forse anche per calcolo, ma hanno cessato. C'è bisogno di amalgamare le infrastrutture che consentono lo spostamento veloce, c'è bisogno di edificare una banca degna di questo nome, che non allochi l'uno o l'altro presidente,
E quanto mi dispiace quando sento dire da persone anche autorevoli dell'attività economica che il problema dell'assetto bancario è l'imprecisione di una vicepresidenza. Non è questo, perché abbiamo già patito il fatto che per avere una banca locale bastasse avere un presidente locale. Non è vero che la natalità del presidente fa poi la territorialità della banca. Noi vogliamo una banca che sia autonoma, legata al territorio, capace di fare prodotti locali, di conoscere l'economia, intrisa. E su questo, io siccome credo al discorso pubblico, e ci credo da quando ho cominciato a leggere sacri testi in quella formidabile città universitaria che è Teramo, che noi dovremmo aiutare ad essere sempre di più una città formidabile sul piano universitario. Vedete, il discorso pubblico consente di dire le cose e di far assumere anche impegni. Nicola, noi abbiamo bisogno di una banca territoriale, lo dico a Nicola Mattoscio, e tu che hai fatto bene in questa città, sul piano della domanda di attrezzatura di spazi culturali e non solo. Adesso ci manca un pezzo e sarebbe un capolavoro fare in modo che torni al nostro territorio l'autonomia di una banca, con la grandezza che tutti insieme dobbiamo costruire. Perché guardate, la politica poi, quando fa le cose che si capiscono, e quando dico la politica, non dico una parola che si esaurisce nei pressi dei partiti, dico la politica intesa come grande premura collettiva. Quando la premura collettiva fa le cose, poi arriva anche il consenso, arriva la fiducia resistente. Che cos'è il bello di questa sala? Questa sala è piena di fiducia resistente. Non serve a nulla la fiducia che non viene messa alla prova. La fiducia che vale è quella che dura. E dura la fiducia quando ci sono le cose, i fatti, quando ci sono gli accadimenti che ricordano e legano il ricordo. Io vorrei tanto che la provincia di Chieti di Pescara, per esempio, inseguisse, perché si può fare, la terza corsia dell'asse attrezzato, altro che il segretario generale della provincia qui e lì. Io vorrei che nascesse la ferroviarizzazione ulteriore da Pescara fino a Scafa, ma questo è un discorso che riguarda tutto l'Abruzzo. Noi dobbiamo riempire di contenuto il piano regionale dei trasporti, Claudio. Lo dico a Claudio Ruffini che è presente, ma gli altri colleghi consiglieri regionali che sono qui, Peppino Di Luca, Peppe Di Pangrazio, Camillo. Noi dobbiamo fare in modo che quando toccheranno gli atti siano pieni di forza e non atti burocratici, il piano regionale dei trasporti, che non tiene da conto che noi abbiamo consorsi industriali sconnessi rispetto ai nodi ferroviari. E chi fa la produzione industriale? Come la alloca sul tracciato ferroviario? E di questo non ne parla nessuno, né i candidati banchieri, né quelli che vogliono fare i parlamentari, né quelli che lo hanno fatto. E perché accade tutta questa afonia? Perché c'è questa afonia? Perché non c'è la selezione. Perché si viene assunti in Parlamento, non si viene eletti con la legge dell'autonomia. Vedete, io penso che noi dobbiamo elevare la capacità di tematizzare. Dico un'altra cosa, perché poi voglio che concluda questa bella assemblea non solo in maniera simbolica. Il sindaco dell'Aquila, un sindaco che ha dimostrato che non è vero che il centrosinistra è preso da una specie di maledizione, diciamo, del Sud America, si vince una sola volta perché poi si è destinati a perdere. Si può vincere e si deve rivincere. Ed è l'augurio che io faccio anche a Bersani, se sarà il segretario che assiste alla vittoria del centrosinistra da protagonista o da sostenitore di coloro i quali saranno i protagonisti o da coprotagonista, non lo so. Io, guardate, al di là di quello che si può pensare, lo ritengo davvero non fondamentale, ma quello che mi auguro è che non ci accada quello che si comincia a sentire in Francia. Hollande ha vinto, ma già finisce la spinta propulsiva.
Noi dobbiamo essere capaci in Italia di vincere e di rivincere, e una volta dobbiamo farlo accadere anche in Abruzzo, 2 vittorie di seguito, perché ci servono 10 anni, ma non per fare la contabilità. Io ho sentito un galantuomo espressivo dell'imprenditoria abruzzese che con sincerità mi diceva: ritengo che però si sia fatto un buon lavoro sul piano del riordino della contabilità. Lo ha detto già Camillo, bene e con più competenza di me. Vedete, io sono abituato a usare questo metro. C'è in sala Mario Collevecchio, che per me costituisce un faro di riferimento per il bene fare sul piano della contabilità pubblica. Vedete, sono abituato a ragionare così. Vale il comportamento di colui il quale può fare anche il suo contrario, e cioè vale il comportamento di quel decisore pubblico che ha la possibilità di fare quello e l'esatto suo contrario. Per quanto riguarda le politiche di risanamento, c'è solo un livello istituzionale che ha questa autonomia, il livello del governo del paese, perché lì si dispone di sovranità, come mi ha insegnato all'università Francesco Bonini. Dal livello dello Stato, del governo centrale dello Stato membro in sotto, tutte le conduzioni di risanamento e di riordino contabile sono come con il cruise: o lo fai o lo fai. In Abruzzo è diventato un personaggio, più dei 4 prefetti, più dei 4 segretari generali delle province, un certo dottor Massicci, che è diventato anche un portatore di verità nelle aule dove si stabilisce la giustizia. Addirittura con Massicci ci fu una riunione tra Prodi, il Presidente del Senato, e l'allora momentaneo Presidente della Giunta regionale. Perché era lui che diceva cosa si fa, cosa non si fa nel quadro delle azioni di risanamento. E mi si vuole dire che questo è quello che serve all'Abruzzo in questo lunghissimo lasso di tempo pieno di problemi? Cittadini che siete venuti qui, per il porto di Pescara non è possibile una giustificazione. E lo dico anche al Presidente della Camera di Commercio che è presente qui, il quale ha provato, ma davvero rappresentando una prologo rispetto al problema. Lì c'è una sola questione che deve essere fronteggiata e vinta. Pescara ha bisogno di un authority, ha bisogno di un soggetto dedicato, che non è il comandante della capitaneria di porto, che porta quella divisa, ma non ha un grammo di autonomia per fronteggiare quella questione. Ma perché non ci sta quel problema nelle altre portualità dove c'è pure il problema del dragaggio? Perché le altre portualità partecipano al piano di riparto dei fondi per la manutenzione, e ogni volta non è la prima volta, ogni volta è esattamente la 10ª, la 15ª, la 100ª volta. Perché io non condanno Gaspari, che tra i tanti regali non ci ha fatto anche questo? Perché allora l'autority portuale o l'agenzia regionale portuale, nella loro concatenazione, era figlia di una lontananza centrale che non era immaginabile edificare a favore dell'Abruzzo perché non aveva il tonnellaggio. Oggi è possibile combinare il tonnellaggio degli altri porti, e se serve facciamo l'alleanza con Termoli, e si fa come si è fatto a Ravenna. Vincenzo, Ravenna non aveva il tonnellaggio, ha avuto l'autority. Io arrivo a dire: facciamo 2 tempi, prima un'agenzia regionale, i 4 porti abruzzesi più Termoli, e poi l'autorità portuale. Ma questo chi lo deve fare? I parlamentari. E guardate che su questo non ci sono telefoni sottocontrollabili che giustifichino la pigrizia, perché qui c'è una pigrizia generale che sta vincendo con la storia del telefono, che non si può fare. Tornando con quel chiaroscuro, con quell'atteggiamento dialogico che voglio avere con me stesso per cercare di essere chiaro, rinuncerei ancora al segretario generale della provincia, all'ufficio dell'ispettorato di sanità marittima, alla motorizzazione civile a Pescara nella sua verticalità, nella stanza principale del direttore provinciale, pur di avere le celle frigorifere al porto di Pescara e all'aeroporto. Strutture, infrastrutture, avrebbe detto Giustino De Cecco. Strutture, infrastrutture, non troni, non carte intestate.
strutture che liberino la potenza di una provincia baciata da Dio. Il futuro di Pescara è scritto sull'acqua e noi abbiamo le ragnatele in mezzo all'acqua. Mi ha detto un sorpassato parlamentare: tu? Io ho detto: noi abbiamo fatto il piano regolatore portuale di Pescara. Quel piano regolatore consentirà la patente B a quel porto, consentirà una visione futura delle infrastrutture che serviranno e non si farà più a richiesta pretenziosa qui e lì il giovedì, secondo le sedute della Commissione Lavori Pubblici della Camera, sputare in mezzo l'acqua 60 miliardi di lire per fare una diga foranea di cui nessun progettista si era mai occupato. Se c'è il piano regolatore portuale, che è quello che abbiamo fatto approvare noi, tutte le opere vanno connesse con la pretesa di compatibilità di quella elaborazione progettuale. Questo è quello che abbiamo fatto noi e questo noi lo vorremmo consegnare ad una delegazione di parlamentari che colga il valore di quella infrastruttura, sapendo che il porto di Pescara non è il porto regionale, perché il porto regionale deve essere quello di Ortona, ma il porto di Pescara ha vocazioni sul piano della pesca e del turismo. Quanto mi piacerebbe che da Pescara partisse una nave per Istanbul, è un sogno questo, ma non è impossibile. Se noi il lavoro del dragaggio, che vale 2 milioni, lo pagassimo solo 2 milioni e non 20 milioni, il lavoro che si farà vale 2 milioni, la pubblica amministrazione lo pagherà 20 milioni, per un eccesso di complessizzazione di procedura, perché non si è voluto, non si è saputo, non si è capito che il potere locale può chiedere al potere centrale, oltre che i soldi, anche la risorsa normativa, anche la risorsa amministrativa, anche la semplificazione. È vero o non è vero, Vincenzo? Ma se il Signore butta a largo i detriti del fiume Pescara posizionati in corrispondenza del porto e ci pensa il buon Dio attraverso le sue piovose lacrime, quei detriti, quei cascami, quel limo non va naturalmente a largo con la forza dell'acqua che scende dal cielo. E se ci pensa la mano dell'uomo, che succede? Perché non è stato possibile immaginare una procedura semplificata in capo al commissario, con un commissario disposto a utilizzare il potere semplificatorio? Vedete, e mi avvio alla conclusione, io penso che le primarie debbano servire per ragionare attorno anche al potere. Io voglio che la politica chieda potere e utilizzi il potere, concordi con i cittadini obiettivi, risultati, che poi siano capaci di raggiungere traguardi di crescita collettiva. Ma il potere conferito dalla cittadinanza è una grande risorsa per la crescita collettiva, alla condizione che si sappia, si voglia usarlo. Il potere sul porto, ad opera di un commissario a tempo, l'autority portuale, il potere per aiutare il sindaco dell'Aquila, che non andava messo sotto al cavallo di un commissariamento estraneo ed esterno. Perché su questo è impossibile una regia? Io dico che è possibile una regia e lo si è fatto altrove. Questo lo consente un partito che si apre, che discute, tematizza, stabilisce le priorità. Un partito, per esempio, che ha anche memoria. Io non lo so chi viene più ricordato in Europa e in Italia, ma di sicuro in Europa viene ricordato Kohl e non credo di qui a 20 anni la Merkel. E perché Kohl viene ricordato secondo me? Perché Kohl è stato capace di intuizione, di previsione, di generosità, di senso di responsabilità, anche quando ha dovuto pagare lui, Kohl. Kohl sapeva che la riunificazione delle due Germanie determinava l'impoverimento delle due Germanie, un PIL diviso due, eppure lui fece quello che serviva a fare in quel momento, dimostrando
dimensione statuale, di leadership nazionale ed europea. Io non lo so se l'Europa nella quale ci siamo ficcati è l'Europa che ci serve. Anche sul fronte dell'Europa noi dobbiamo osare, pensare, innovare. Non è possibile che l'infrastruttura venga considerata indebitamento. Facciamo una distinzione tra le spese ordinarie e le spese destinate ad ammodernare un paese, un territorio. La spesa destinata al porto di Pescara, o alla infrastrutturazione ferroviaria di questa regione, o al completamento dell'armatura tecnologica di questa regione, indebitamento o investimento? Un ministro scansato della Germania dell'altro ieri, Fischer, diceva che dobbiamo distinguere. Io vorrei distinguere. Io mi aspetto che dopo queste primarie il capo del partito e il capo del governo in Europa faccia sentire la voce. Non è possibile che sul fronte del lavoro che non c'è noi siamo solo dei plaudenti ascoltatori delle relazioni o del Cresa o della Banca d'Italia. Io voglio contribuire a edificare in regime di primarie una regione con tre caratteristiche. La prima caratteristica, una regione veloce. Deve essere veloce lo spostamento di persone e di merci dentro questa regione e tra questa regione e l'esterno. Le infrastrutture sono un diritto e le infrastrutture si possono fare anche ricorrendo alla finanza innovativa di progetto. Mettiamo tutti i presidi che la norma vuole, esige e che anche le migliori pratiche del mondo hanno consentito. Ma non è possibile che noi siamo alla dotazione ferroviaria del 1867. La Sangritana è un'agenzia formidabile per l'offerta ferroviaria regionale. La possiamo mettere a disposizione del Molise e delle Marche. C'è bisogno che qualcuno se ne occupi. Io vorrei che questo partito se ne occupasse. Secondo, io voglio che questa regione sia una regione facile. Facile come risposta della pubblica amministrazione nei confronti della vita delle imprese. Un'impresa non va lasciata sola, perché dall'impresa e da ciò che combina l'impresa c'è il lavoro, c'è il progetto di vita delle persone, c'è la luce dei territori. La Val Pescara diventerà la vallata della morte se non c'è un'idea di politica industriale. La Kimberly Clark, che è arrivata attorno agli anni Ottanta per un incrocio di monzoni favorevoli, adesso sta chiudendo. E non è possibile che davanti a tutto questo l'unico compito sia il conteggio di ciò che non va. Io ritengo che si possa fare. Si possa fare per esempio la compressione dei costi dell'energia. Perché se l'energia è il costo più alto di quell'azienda, la regione non osa e organizza il prodotto energetico su misura di quel sito industriale? Si è fatto altrove, nell'Europa della competizione questo si è fatto. Troppi pranzi fanno questi assessori, troppe riunioni al futuro, troppi incontri a bassa voce, troppi. E poi ritengo che questa debba essere la regione della conoscenza. Vedete, 67.000 ragazzi sono privi della condizione dell'occupazione. Il rimedio per quei ragazzi è la conoscenza, il sapere, e fare in modo che il sapere non gravi solo sulla famiglia, fare in modo che si creino dei ponti tra quello che già hanno come sapere e quello che serve alla società, all'economia, al mercato. Questo aggancio tra quello di cui dispone il ragazzo e quello che richiede la società non è un compito solo della famiglia, è un compito anche del potere pubblico. E si può fare in Abruzzo, perché il potere regionale c'è con la riforma del titolo quinto. Noi assisteremo alla più insopportabile delle bocciature, dal 2001 al 2012, 11 anni di poteri verso le regioni. Non c'è stato un giorno di uso di quei poteri a favore della collettività. Ci toglieranno quei poteri senza che quei poteri siano stati usati. Questo è quello che è accaduto all'Italia.
Se si escludono due regioni, tutte le altre, dei poteri datici dalla Carta Costituzionale, è stato fatto un utilizzo pari a zero. E la responsabilità non riguarda solo gli eletti di questi quinquenni, riguarda le comunità politiche di riferimento, riguarda anche gli spalti della società, il sistema economico. Io mi aspetto molto dal sistema economico, perché il sistema economico è anche un giacimento di sapienza, di bravura, di visione, alla condizione però che non si faccia vincere dall'egoismo. Vedete, nella pubblicità di questa giornata, andata su una televisione privata ma che è anche su un sito scuoladiregione.it, ci sono due immagini importanti che sono state cristallizzate. In particolare ve ne cito una, Adriano Olivetti. L'idea di imprenditore che ci appassiona, che vorremmo eleggere, è quella di Adriano Olivetti, che aveva una grande idea della responsabilità della ricchezza. Olivetti in Abruzzo, sì. Olivetti si è occupato anche dell'Abruzzo e si è occupato di un paese, di una zona, nei pressi di Pietranzieri, perché voleva cercare, ricercare il senso di quell'esperienza tragica del dolore della guerra e di lì edificare addirittura esperienze di lavoro. Noi vogliamo che l'impresa trovi un naturale alleato nel potere pubblico, perché sappiamo che l'impresa ha bisogno non più di denaro pubblico, ma di velocità, di certezza dell'uso del potere, e noi questo lo vogliamo dare, lo vogliamo collocare, e lo vogliamo collocare sapendo che una nuova classe dirigente viene attesa alle politiche e alle regionali. Io vi ringrazio molto per questa giornata. Vi ringrazio per quello che farete domenica, è importante che in tanti vadano a votare. Io se avessi 5 voti alle primarie darei un voto a Tabacci, perché fa bene a sostegno di Pisapia a Milano e quando parla si capisce che è uno che non inventa e che non parla come Cimabue, insomma, non parla a orecchio, parla per esperienza. Un altro voto lo darei a Renzi, poiché ha innovato le categorie del centrosinistra. Il centrosinistra è strutturato su due categorie, eguaglianza e giustizia. Lui ha introdotto, ed è un portato suo e non dei suoi astuti suggeritori, quello del desiderio, una comunità di persone, una società che si inserisce nel dibattito mondiale, deve coltivare anche il desiderio. Se non ci fosse stato Renzi, un pezzo di comunità ci avrebbe offerto disinteresse e indifferenza. Noi con Renzi abbiamo reso rotondo questo nostro reagire alla chiamata delle primarie. 3 voti li darei a Bersani per queste ragioni. 1, perché ha fatto benissimo il presidente della giunta regionale. 2, perché ha fatto benissimo il ministro dei trasporti e dello sviluppo economico. Lui è uno che ha lavorato davvero per accompagnare la domanda e l'offerta di liberalizzazione in Italia. Se a Pescara, io parlo di Pescara per quella storia, diciamo, di reduzio che vi ho detto prima, 4.186 famiglie hanno avuto il gas a gratis, senza oneri per le loro famiglie e senza oneri per il comune, grazie alla liberalizzazione delle reti del gas. L'altro voto glielo darei perché lui ha accettato le primarie in una stagione nella quale le primarie non sono per un partito che non vince, come nel caso attuale per Alfano o come l'altra volta per Veltroni. Adesso per noi le primarie determineranno l'assunzione della guida del paese, cioè è contendibile l'ottenimento della guida del paese. Avere confermato le primarie è una scelta di coraggio, di saggezza, di apertura. E su questo, per questo, io credo che la comunità debba incoraggiare questi gesti di apertura. Adesso le conclusioni, cari amici del sindaco dell'Aquila, vi prego di trattenervi. Il riguardo nei miei confronti non significa alzarsi a questo punto. Il riguardo nei nostri confronti, anche di questa bella occasione di approfondimento, significa anche prestare attenzione ad un bravo sindaco come Massimo Cialente.